presenta Lavori in corso con Stefano Molinari e Luigia Luciani. E la sindaca di Roma, Virginia Raggi, grazie di essere buonasera, con noi. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. A parte la voce che insomma, ancora ogni tanto trovata. Grazie, grazie. Oh, riveliamo un particolare dietro le quinte, perché noi ci eravamo incontrati prima dell'elezione. E tu aspettavi? Aspettavo. Erano 371 giorni fa, quindi me lo ricordo soprattutto, esatto, anche per questo. E il Virginia Raggi si ricordava appunto di questo, sì. Dice, ammazza, sei di Pagrito. Beh, ero come dire abbastanza ingombrante, quindi no, ma è una linea invidiabile, diciamo. Si vedeva, insomma, come si sente? Com'è? La vediamo rilassata? Sì. Beh, direi che va bene, nonostante un po' di sicuramente di super lavoro, tante cose da fare, tanti problemi, però lo sapevamo, quindi stiamo affrontando tutto un passo alla volta. C'è, come dire, ogni porta che apriamo nasconde un garbuglio di cose che vanno insomma risistemate. Ci siamo armati di tanta pazienza, da tanta determinazione, però devo dire che insomma non sono sola, perché ho gli assessori che mi aiutano, i consiglieri, poi ho tanti presidenti di municipio con le relative squadre di assessori e consiglieri, quindi insomma un passo per volta stiamo andando. Ecco, no, poi lascio la parola a Luigi, no? Però dicevo, questo più rilassata di qualche tempo fa, non molto tempo fa, è vero questo? Diciamo che senza dubbio c'è stato un periodo un po' difficile, che però ci siamo lasciati alle spalle, e questo ci consente di lavorare con una, direi, discreta tranquillità. No, questo lo notavamo anche in questi giorni che l'abbiamo un po' seguita, d'altro canto insomma è anche il nostro lavoro. E io vorrei partire un po' da qui, no? Dal lavoro svolto soprattutto nelle ultime settimane, poi magari facciamo anche un passentino indietro, perché stavo vedendo proprio la diretta Facebook di oggi al Residence Bastoggi, e ovviamente mi hanno colpito una serie di cose, e mi ha colpito e mi ha fornito un assist proprio involontario. A un certo punto della diretta lei dice, dovevamo scavare fino alle fondamenta, quindi la nostra amministrazione non è ferma, quindi involontariamente ha lanciato anche un messaggio, secondo me, a chi in questi mesi ha accusato anche pesantemente, come avete detto voi, più di qualche volta questa amministrazione di essere immobile. Sì, esatto. Purtroppo noi abbiamo trovato una macchina praticamente ferma. Ecco, proprio Bastoggi ne è l'esempio, è un residence, però io utilizzo questa parola in maniera non del tutto corretta, perché i residence a Roma sono quelli privati, invece Bastoggi è comunque un complesso di case pubbliche, non sono edifici ERP, quindi anche dal punto di vista giuridico c'è una grande confusione alla quale stiamo mettendo mano. Proprio, dicevo, questo complesso Bastoggi è un complesso di case nel quale qualche anno fa, circa 20 anni fa, sono stati collocati dei cittadini in via temporanea. La temporaneità ovviamente è diventata semi definitiva. Nel frattempo nessuno si è premurato di andare a evidentemente effettuare lavori anche di manutenzione ordinaria, di cura ordinaria, per cui noi ci siamo trovati una situazione esplosiva, l'abbiamo affrontata, abbiamo innanzitutto reperito dei fondi per avviare i lavori, abbiamo iniziato a fare le bonifiche dei rifiuti straordinari, cioè delle discariche praticamente all'interno dei sotterranei, delle cantine. L'ha colpita molto questa cosa, andandola a vedere dal vivo? Assolutamente sì, cioè una situazione nella quale veramente si stenta a credere che possano vivere delle persone, per cui si va, si trovano i fondi, si mettono sui capitoli di spesa insomma corretti, e poi si procede a fare l'intervento. La macchina però richiede dei tempi, questo è proprio il punto. Bastoggi nell'esempio, noi abbiamo iniziato ad affrontare il tema con la presidente del municipio tredicesimo, Giusy Castagnetta, dal mese di novembre. Di fatto siamo intervenuti adesso che è febbraio, non è che da novembre a febbraio, adesso è marzo, però insomma gli interventi sono iniziati a febbraio, non è che da novembre a febbraio siamo stati fermi, abbiamo lavorato per poter effettuare questi interventi. Cioè, quindi è una macchina complicata che in parte è complicata perché le procedure spesso sono farraginose, in parte è complicata e giustamente complicata perché, per esempio, per quanto riguarda i lavori pubblici bisogna procedere secondo le norme di legge che prevedono una determinata tempistica per bandire le gare d'appalto, e quindi questo significa che anche se i lavori non partono subito non vuol dire che l'amministrazione sia ferma. Certo, volendo utilizzare una metafora che è un po' quella della costruzione di una casa,
casa, prima di vedere i muri che iniziano a crescere, bisogna scavare le fondamenta, riempirle di cemento e poi piano piano si costruisce. Allora, intanto diamo dei riferimenti perché vogliamo sentire anche le vostre domande. 3775-104-500, quelli soliti evidentemente, mandateci i vostri messaggi che diventeranno anche delle domande per Virginia Raggi. E poi magari se riusciamo a prendere anche qualche telefonata al volo, 0688 33 033, prendiamo adesso le prenotazioni. Allora, io ieri avevamo Pinuccia Montanari in diretta, sì. E insomma, a parte che insomma, mi sembra molto attiva, molto grintosa, sì, vero? Sì. Ma devo dire che tutti gli assessori sono... Non riuscivamo più a fermarla, nel senso che ci ha fatto sforare. Ma lei ha un'energia pazzesca, poi si trova ad affrontare una situazione talmente critica dove qualunque cosa è comunque un miglioramento, e questo cioè, evidentemente ci sprona ad andare avanti. E quindi, abbiamo fatto partire con i rifiuti, l'avrete sentito, il piano straordinario di di raccolta differenziata e porta a porta sulle utenze non domestiche, che era ovviamente stato avviato negli anni precedenti in maniera assolutamente parziale, e questo significa andare ovviamente a ridurre quella quota di rifiuti indifferenziati che tendenzialmente finisce in discarica. Quindi, come dire, anche qui siamo partiti. Ecco, è soddisfatta del lavoro che si sta facendo per quanto riguarda la pulizia, che è un po' un termometro evidente dello stato di Roma. Io ieri ho detto domanda è... Io ci premetto, perché tanto è pubblico, l'ho detto ieri, io per esempio, per quanto attiene alla zona alle zone che più frequento, no? Abito all'Abaro, frequento questa zona qua, ho notato che non ci sono più i cassonetti strabordanti, quindi il mio giudizio sulle zone che mi interessano, diciamo, dal punto di vista proprio della vita di tutti i giorni, è positivo. Poi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e ci sono realtà differenti. Diverse, sì, è proprio questo, la risposta non può essere o sì o no, la risposta è stiamo lavorando, non sono ancora soddisfatta, c'è tanto da fare. Roma è una città peraltro la più estesa di tutte le città, non solo italiane ma europee, con oltre 1.285 chilometri quadrati. Immaginatevi cioè, che cosa vuol dire riorganizzare la raccolta della spazzatura su una città così vasta. È evidente che si procede per settori, talvolta si va a macchia di leopardo. Esatto. È un processo in corso, anche qui siamo ancora nella fase di scavo. Prima di poter dire che la città è pulita, la città è pulita. Insomma, ci sono delle zone pulite, altre meno. Zone, anche perché c'era una cosa che è venuta fuori proprio nel dibattito ieri con l'assessore, ma la giro anche a lei, no? L'ha detto lei, insomma, la città prima di essere pulita bisogna aspettare un po' di tempo. Certo. Però c'è un dato rilevante che faceva presente l'assessore ieri, che immagino lei condivida. Il problema grosso di questa città è capire di chi siano le competenze, perché noi ogni volta ci siamo trovati, sicuramente valeva anche per le amministrazioni passate, però da lì adesso voi anche immagino vogliate ripartire. Io pulisco questa strada, qua mi fermo. Questo giardino pubblico però chi lo pulisce? Perché poi tante segnalazioni dei nostri cittadini, che sono poi anche i suoi elettori, dicono questo. Sì, ok, questa strada è pulita, però questo parco non lo è. E il problema è appunto ricollocare le competenze. Esatto, lo stiamo facendo attraverso la nuova predisposizione dei contratti di servizio, che sono sostanzialmente quei contratti con i quali l'amministrazione e le varie società partecipate, quindi AMA per esempio, definiscono i loro ambiti di azione. Ad oggi io un esempio che mi ricordo e che ricordo a tutti perché mi ha lasciato sorpresa è quello che è stato, che veniva stabilito nei contratti precedenti. Certo. Riguardo alla pulizia dei graffiti, l'AMA è competente a pulire solamente i graffiti che hanno contenuto politico, quindi io mi immagino una commissione che vada insieme a questi dotati di idropulitrice che valuti il contenuto del graffito. Questo è politico. Vabbè, ci sono pure dei graffiti che hanno un contenuto artistico. Esatto. però no, quello io dico ma se che creiamo una commissione per ogni volta che dobbiamo pulire questa una cosa, sciocchezza, no, la commissione me la sto inventando io, no ma sto però spezzando. È evidente che se si procede in questo modo non si potrà mai avere un risultato che sia quello che speriamo, perché appunto come dice lei, fino a qui pulisco io, o come gli argini del Tevere, mi pare per 80 centimetri sono dell'AMA, poi sono della regione, poi sono di un altro, cioè, che vuol dire vado lì a misurare col metro, col centimetro.
cioè bisogna veramente, ecco, fare ordine. Quando io vi dicevo prima all'inizio, ogni porta che apriamo nasconde un gomitolo di cose che nel tempo si sono avviluppate. Questa è una di quelle, le procedure, la semplificazione, non trovano spazio all'interno. Ecco, quindi quando ci sarà un governo 5 Stelle, questa è una delle prime riforme, anche perché a costo zero. Beh, la semplificazione è fondamentale, ma è fondamentale anche per capire se il processo sta andando bene. Cioè non si può pensare di far lavorare 20 soggetti diversi su un unico tema, e peraltro neanche mettendoli intorno a un tavolo. Cioè, no, proprio è tutto da rifare. Però, insomma, devo dire, noi siamo molto determinati, gli uffici ci aiutano in parte ci studiano, in parte ci stanno studiando. Chi è che vi studia secondo lei? Quali sono gli uffici che vi studiano? No, non ci ha portato lei, perché non era... No, diciamo che ci sono sicuramente delle persone che ci guardano con un po' di sospetto per capire se siamo veramente seri, però poi collaborano perché capiscono che non vogliamo andare a... Cioè all'interno dell'amministrazione, nei ruoli tecnici, diciamo, amministrativi. Sì, insomma, pregiudizio, scetticismo, cos'è? Non lo so, però diciamo che superato un po' l'impatto iniziale hanno capito che siamo intenzionati a cambiare davvero le cose in meglio, e questo credo faccia bene non solo ai cittadini a livello di servizio fornito, a livello di servizio erogato, ma anche ai lavoratori, ai dipendenti, ai funzionari, ai dirigenti, perché riuscire a curare un progetto e vederne i risultati credo che sia gratificante per tutti. Quindi dopo, come dire, un periodo di studio reciproco, insomma, che ci sta, no? Quando ci si conosce, adesso direi che abbiamo ingranato abbastanza bene, stiamo collaborando proprio per ridisegnare e riscrivere procedure e flussi. È per questo che magari anche nei primi mesi la comunicazione è stata un pochino più difficile, sia con noi della stampa, no? Sia magari anche con i cittadini. Voi avete sempre avuto un flusso continuo perché avete sempre sfruttato la rete. Però adesso lei comincia ad uscire più anche dal Campidoglio, allora le chiedo se c'era un periodo di necessità anche di rimanere più chiusa nel Campidoglio, perché mi ricordo una sua intervista, adesso non ricordo le parole esatte, però il concetto era questo: mi piacerebbe stare molto di più in mezzo alla strada, vorrei, anche perché sto ore e ore chiusa qui, ma lo debbo fare. E forse in quel momento si poteva anche un po' perdere il bandolo della matassa rispetto agli elettori. Adesso invece, da qualche settimana a questa parte, assistiamo a questi bagni di folla in mezzo alla gente. Beh, e immagino le cose che le chiederanno, e saranno anche tante, perché questa è una sorta di intervista condivisa, mi passi un po' il termine, perché non appena è apparso appunto il messaggio social, che lei ovviamente sarebbe arrivata a Radio, siamo stati inondati di messaggi, non le dico quali, ecco, di domande insomma. Cioè, a un certo punto bisogna andare a guardare in faccia la realtà delle cose, anche quelle più scomode, no? Non c'è dubbio, sicuramente all'inizio io avevo bisogno di rendermi conto di cosa stesse accadendo, di dove eravamo, perché comunque farlo dal lato dell'opposizione, io durante la consigliatura Marino con gli altri consiglieri, insomma, eravamo all'opposizione, siamo riusciti a conoscere tutta una serie di cose, di fatti, anche di fatti che accadevano all'interno dell'amministrazione, ma dal lato dell'opposizione. Nel momento in cui io mi sono insediata, ci siamo seduti, siamo diventati maggioranza, avevamo degli assessori, dovevamo capire come girava la macchina dal lato della maggioranza. E sinceramente era fondamentale riuscire appunto a capire questi meccanismi, iniziare ad avere il polso delle cose, anche per riuscire a capire come affrontarli. E sì, forse avrei potuto far di più, uscire di più, non c'è dubbio, insomma, poi le recriminazioni si fanno sempre sul passato. È andata così, io penso di aver avuto anche modo in questi mesi di studiare un po' di più, ecco, le procedure, so dove ci sono una serie di intoppi, come intervenire. Probabilmente se fossi andata direttamente per strada mi sarei persa tutta una serie di pezzi che servivano per imparare proprio a ricostruire una macchina che evidentemente era ferma. Allora, arrivano un sacco di domande, di osservazioni, anche di apprezzamenti per Virginia Raggi a 3775-104-500. Io ho visto che ha in mano una tabella. L'ho vista anch'io. Ecco, e qua dice: ma la manutenzione stradale non doveva partire a febbraio, scrive questo nostro ascoltatore, e ci sono delle cose. Ci sono delle buone notizie. Okay. Allora,
Allora, la manutenzione strade, come sapete, è partita dopo tanto tempo, perché anche qui abbiamo rifatto i bandi, quindi ci sono dei mesi necessari per poter espletare queste procedure pubbliche. Allora, alcuni interventi sono stati fatti nel mese di dicembre, cose non grandissime, insomma, l'importo complessivo era sui 600.000 euro. Ce ne sono altri, via della Pisana, via della Magliana e via dell'Acqua Fredda, il cantiere è stato aperto da qualche giorno, ancora interventi manutentivi, tratti stradali, sedi di linee tranviarie, l'intervento è partito qualche giorno fa, il cantiere è aperto, ancora il pronto intervento manutentivo del verde, quello che si trova sulla grande viabilità, è partito, il cantiere è aperto, ce ne sono altri dove vediamo, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per dare proprio una quantificazione, l'importo complessivo sono 7 milioni di euro. Abbiamo dei cantieri pronti a partire, però stiamo espletando proprio le ultime attività, anche qui ci sono stati dei ritardi. Cioè l'assegnazione dei bandi, questo intende? L'assegnazione è stata fatta, okay. L'aggiudicazione è stata fatta, mancano alcuni documenti, talvolta gli aggiudicatari ci devono fornire ancora qualche documento e poi si parte, proprio per avere, come dire, tutte le carte in regola, tutti i documenti a posto per poter partire. Perché poi i temi sono quelli di solito quando assistiamo, sì, ovviamente ad interviste con il sindaco, un sindaco, e ci chiedono, ma insomma lei lo vede in questo momento, ma le buche di Roma? Lo chiedo anch'io agli uffici, gli dico ma le buche, per favore, e loro ogni volta mi dicono guardi, allora questo cantiere l'abbiamo aperto, su quest'altro abbiamo dei problemi, ci devono ancora consegnare questo documento, però stiamo chiamando, stiamo sollecitando. Ci sono un po' di quello che mi raccontano, quello che mi dicono, ma che in realtà poi accade nell'assegnazione delle gare pubbliche, è che c'è comunque un tempo necessario per poter consegnare tutta la documentazione ed è fisiologico, è evidente che in una situazione stressata come quella di Roma anche aspettare un'ora in più sembra, come dire, insomma è estremamente pesante per chi vive, io lo so, insomma anch'io vivo a Roma e quindi anche per me vedere che quella buca sta ancora lì e non è possibile, cioè anch'io mi arrabbio, però mi rendo conto che questi sono tempi fisiologici, probabilmente non abbiamo più la pazienza di aspettare, io purtroppo la bacchetta magica non ce l'ho, per tutto quello che è di mia competenza cerco di fare il massimo e così continueremo, insomma. Oh, allora io ammetto la mia ignoranza, ma d'altra parte ha detto che pure lei ha avuto un periodo di adattamento per capire i regolamenti eccetera eccetera, ma esiste o se il caso non esiste bisognerebbe farlo esistere un qualcosa che costringa coloro che devono fare dei lavori che comportano, diciamo così, la perforazione della strada a lavorare un po' tutti insieme tutti, ci stiamo tutti raggruppati lavorando. Perché io dico è una cosa classica, però insomma via della Bufalotta l'avevano appena aperta, esatto, appena richiusa, adesso l'hanno riaperta, cioè che è una cosa assurda, e fateli tutti insieme e soprattutto fateli, dice ok, cioè il gestore telefonico deve mettere i cavi, allora facciamo anche lavori di manutenzione di gas e elettricità, così per qualche anno lasciamo perdere. Il famoso regolamento scavi, ci stiamo mettendo mano proprio perché noi quello che chiediamo alle ditte è di aiutarci nella programmazione di questi interventi, di sottoservizi si chiamano. Cioè devo dire una legislazione nazionale che non ci aiuta, perché dà in qualche modo ad alcuni grandi player la possibilità di operare in autonomia quando si verificano guasti, si verificano interruzioni. Il punto è capire quando effettivamente ci sono queste, come dire, queste esigenze per cui si può andare, bucare, distruggere, e quando no. Stiamo lavorando a questo perché la manutenzione strade è un tema molto sentito dai cittadini, molto sentito anche da noi, costa tantissimo rifare una strada, ovviamente sono quasi tutte da rifare, abbiamo oltre 8.000 chilometri di strade, è una cosa che veramente non ci si crede, e chiaramente una volta che si investe, si fa un lavoro, poi vedere che a causa di necessità varie arriva qualcuno, buca perché deve effettuare dei lavori, all'amministratore vengono i capelli dritti, certo, no? Soprattutto se dopo tre mesi qualcun altro lo rifà. Esatto, questa è la cosa tremenda. Sì. Per cui stiamo mettendo mano al regolamento scavi, stiamo cercando di lavorare con questi soggetti proprio per riuscire a trovare, come si dice in gergo, la quadra.
che ci consenta di lavorare tutti in maniera ordinata e organica e dare un servizio migliore ai cittadini, perché poi questo è l'obiettivo. Oh, come vanno i rapporti con i presidenti di municipio? Guardi, non gliela faccio casualmente questa domanda, perché evidentemente anche il presidente del mio municipio deve aver letto il post con la sua presenza e quindi mi chiamava in questo momento perché stiamo affrontando anche noi, no, a Radio Radio, una serie di problematiche che esistono. Bisogna collaborare del quinto municipio, perché io sono oltre a essere una cronista, sono soprattutto una cittadina molto rompiscatole. Bene, l'ha detto, quindi devo dire che sto sempre a reclamare in ogni circostanza, indipendentemente da chi sieda su quella poltrona. Questo è corretto. I presidenti di municipio, come vanno i rapporti con loro? Nel senso che ogni municipio praticamente è chiamato a governare una piccola città. Anche su questo avete dovuto rimettere mano a qualcosa di nuovo, sì, perché sono cambiati tutti quanti, no? Avete vinto anche lì, insomma. Sì, quindi più o meno sì, in 13 municipi, in 12 municipi. La verità è che, come lei ha notato, ogni municipio è sostanzialmente una città media italiana, perché insomma circa 200.000 abitanti a municipio, volendo fare proprio una media fatta con l'accetta, però non hanno le competenze dei sindaci delle medie città, per cui loro hanno un bilancio derivato, che è quello diciamo derivato da Roma Capitale, hanno un'autonomia finanziaria più limitata, hanno competenze solo su alcuni settori, quindi stiamo mettendo mano al regolamento del decentramento amministrativo. Giustamente Quale si parla da tempo. Del quale si parla da tantissimo, tempo. Poi c'è da dire, c'è un altro fatto: noi vogliamo giustamente decentrare per dare maggiori poteri, dare maggiori risorse, dare maggiori autonomie. Allo stesso tempo Mafia Capitale ci fa vedere come, se non si sta attenti al modo in cui questi soldi vengono gestiti, si possono verificare diciamo dei problemi, chiamiamoli così. Puzzi lo ricordava proprio in questi giorni, esatto. Oggi no? Allora, davo da lavorare però a 2.200 persone, lui diceva. Vabbè, non mi faccio esprimere, insomma. Il lavoro si può dare in tanti modi. Detto questo, allora noi dobbiamo riuscire anche qui a contemperare quella che è l'esigenza di autonomia anche finanziaria, no? Economico-finanziaria dei municipi, la capacità di spesa, la capacità di scelta a 360 gradi nei limiti, e però assicurare anche un controllo rigoroso delle procedure, altrimenti io avrò 15 luoghi diversi nei quali si amministrano i soldi, e se durante le amministrazioni precedenti un solo luogo, una sola centrale ha determinato Mafia Capitale, io così potenzialmente ho altri 15 posti da controllare. Quindi sostanzialmente appalti centralizzati, ma nello stesso tempo poter diversificare i soldi, sì, cioè potergli dare. Stiamo lavorando sulla centrale unica degli appalti, stiamo lavorando su tanti temi. Quello che è necessario è riavviare anche delle procedure che siano più che regolari, in modo tale che anche un serio decentramento sia, come dire, garantisca la legalità di queste operazioni. Questo è importante, non bisogna prendere e decentrare immediatamente, perché è questo quello che serve. Abbiamo visto quando le cose si fanno in maniera affrettata, in maniera chiudendo un occhio, mettiamola così, cosa succede. Quindi noi vogliamo essere rigorosi. Chiaramente il decentramento è fondamentale, perché ripeto, noi abbiamo 15 mini città che di fatto convivono all'interno di una città più grande, che è quella di Roma. Abbiamo necessità di decentrare, ma anche di garantire procedure rigorose. Oh, allora attenzione, tra poco ci arrivano un sacco di segnalazioni, dice ma poi sto stadio lo famo o non lo famo? Ecco, questo per esempio, che ne arrivano tanti di queste. Peraltro c'era un articolo, dico, del Fatto Quotidiano, che non è esattamente una testata ostile alla nuova amministrazione, che faceva due conti e cercava di capire se il nuovo piano concordato con la Roma poi convenga di più o di meno alla città. Ecco, questo se ne, ovviamente vi sarete fatti i vostri conti. Un altro messaggio che è arrivato e dice ma comunque 18 palazzine occupano più suolo di 3 torri, no? Perché le torri si sviluppano in verticale e le palazzine si sviluppano in orizzontale. Allora, questo è un tema innanzitutto grosso. Sì, questo è un tema grosso. Sui dettagli io sarei un po' cauta, perché devo dire che ogni tanto leggo qualcosa sui giornali: ah, il nuovo accordo prevede questo, quest'altro. Allora, il nuovo accordo, che non è ancora stato formalizzato ma che è oggetto di studio, prevede una riduzione drastica della cubatura, 60% nella parte del business park, cioè di tutta la parte commerciale, e una rimodulazione sostanzialmente di quella esistente, dove, attenzione, noi non possiamo andare a modificare completamente il progetto, quindi le impronte a terra possono diminuire, non aumentare.
questo deve essere chiaro, perché altrimenti si parla proprio di un nuovo progetto, servirebbe un'altra conferenza dei servizi. Noi non vogliamo questo, vogliamo portare a termine all'interno di questa... Cioè voi non volete un'altra conferenza dei servizi, quindi praticamente perché su questo poi si basa il concetto delibera nuova o... Se noi riusciamo a modificare la delibera esistente nel senso della riduzione, dell'aumento dell'efficienza energetica, dell'efficientamento energetico, eccetera, adesso mi lasci semplificare per rispondere alla sua domanda, rimanendo all'interno di questa conferenza dei servizi, a noi va benissimo, non c'è problema. È evidente che se invece si tratta di un progetto completamente diverso, con edifici completamente diversi, ma lo dice la legge, non può continuare. Allora qual è il punto? Noi abbiamo trovato un accordo per cui all'interno di questa conferenza il progetto viene ridotto dal punto di vista delle cubature, però vengono aumentati per esempio gli standard di efficienza energetica, gli standard qualitativi. Però vengono ridotte anche le opere compensative? Vengono ridotte alcune opere compensative, non tutte. Per esempio noi abbiamo trovato, esaminando il progetto, abbiamo trovato che così il progetto prevedeva anche la riqualificazione di alcune aree completamente slegate dall'area stadio, e quindi viene il dubbio che in realtà quegli interventi siano stati fatti solo per aumentare le cubature. Cioè la legge sugli stadi, attenzione, è molto precisa, perché prevede che cosa? Prevede che per riqualificare uno stadio, per fare uno stadio riqualificandolo sull'impianto esistente, andando a cercare un'opera, si possa derogare al PRG. Questo è la legge che lo prevede, è una deroga consentita dalla legge, però questa deroga deve essere mantenuta all'interno di un limite, che è quello delle opere strettamente necessarie. Ed è un'espressione non casuale, strettamente necessarie alla sostenibilità economica dell'opera. Allora, quando queste opere sono strettamente necessarie, c'è l'avallo della legge, diversamente no. Quindi noi quello che abbiamo fatto per esempio per il trasporto su ferro, no? Allora, probabilmente metro B potenziamento della Roma Lido, questo viene ridotto. Dunque, il potenziamento della ferrovia Roma Lido rimane. L'impegno l'aveva assunto la regione prima e lo ha confermato. Lo sfioccamento della linea B è stato eliminato non perché l'ha deciso questa amministrazione, la parte politica, ma perché gli stessi uffici, vedendo in dettaglio il progetto, ci hanno detto che una nuova diramazione avrebbe comportato un aumento troppo grande dei tempi di percorrenza, dei tempi di attesa, quindi non sarebbe stato conveniente, quindi ci hanno bocciato. Sono stati pareri tecnici che hanno bocciato per esempio lo sfioccamento della B. Ovviamente a questo sfioccamento ne consegue una riduzione di cubatura. Siamo andati a vedere, abbiamo smontato e rimontato il progetto, rimanendo centrati su quello che è il dettato della legge. Adesso tutto questo discorso che noi abbiamo fatto attraverso, diciamo, l'ausilio di tecnici del comune e della società Eurnova, che abbiamo fatto prima del famoso annuncio, adesso lo stiamo rifacendo anche con i tecnici della regione all'interno della conferenza dei servizi, proprio per riuscire a produrre un nuovo progetto che possa poi vedere l'approvazione in quella sede. Ecco, no, così magari giusto lo completiamo. Per parlare di opere pubbliche, quello che sul quale ci siamo accordati è che la Via del Mare sarà ristrutturata, quindi gli interventi sulla Via del Mare rimangono. Un ponte sul Tevere viene fatto e serve appunto per snellire il flusso di automobili. Abbiamo calcolato il carico di traffico, i flussi di traffico, l'abbiamo calcolato con i nostri uffici. Quindi un ponte serve, ne erano previsti due nell'arco di meno di un chilometro probabilmente. Abbiamo fatto le simulazioni, abbiamo visto che due ponti in meno di un chilometro non alleggeriscono il flusso di traffico. Che aveva un costo, no? Avevano un costo diverso. Un costo diverso. Però quindi questo secondo costo, che a questo punto viene meno, verrà utilizzato, quei soldi potrebbero essere utilizzati per andare a beneficio di altre opere pubbliche. Questo lei crede? Io credo ancora altre cose sulle quali, se posso, non mi pronuncio, proprio perché ci sono i tecnici al lavoro, quindi prima di dire una cosa io vorrei avere i dati tecnici che mi diano conferma. Come all'epoca io non ho mai parlato dello stadio, se non per dire che non sarebbe stata una colata di cemento, e così è stato. Oggi non mi sento di dire esattamente quale sarà il destino e quale dei due ponti. Vi dico solo che due ponti, fatte le simulazioni di traffico, non servono, ne basta uno, e noi su un ponte ci concentreremo. Ancora, il potenziamento della ferrovia Roma Lido rimane, tutta l'area di Tor di Valle sarà messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico, sono stati fatti addirittura dei miglioramenti rispetto a quelle che erano le opere di mitigazione del fosso del Vallerano,
sarà realizzato un parco grande e sicuro, grande, grazie anche alla presenza di telecamere, quindi tutto il parco sarà controllato e gli standard energetici saranno i più elevati al mondo. Quindi ci siamo concentrati su tutta una serie di elementi che per noi sono imprescindibili. Abbiamo tagliato delle opere che erano assolutamente non collegate allo stadio e che quindi non rientravano proprio nel dettaglio della legge. Come ha detto lei, servivano solamente a poter giustificare delle cubature in più. Allora, tra poco riprendiamo il discorso. Io poi le voglio chiedere come pensate di rapportarvi a un eventuale vincolo, perché adesso c'è la richiesta di vincolo, non è ancora stato stabilito. Da parte della soprintendenza. Se fosse vincolata la io su quello non ho competenza, la soprintendenza, che è un organo statale, purtroppo quello se il vincolo c'è non dipende né appunto, da me. Certo, quindi noi in quel caso c'ha una praticamente. Io questo insomma non io devo prendere atto di quello che c'è. Non spaventiamo Eurnova perché a questo no. Lo sanno pure loro che c'è una richiesta di vincolo. Ma certo per, che lo sanno, era appunto, una battuta. Noi andiamo avanti per l'ippodromo. Sì, noi andiamo avanti su quello che è il nostro progetto. Poi quello che succederà in altre sedi e che non dipende da noi, dobbiamo accettarlo, comunque sarà Eurnova a muoversi in tal senso. Però questa in 30 secondi gliela devo fare perché siamo partiti proprio da lì. Ovviamente bisogna produrre un atto amministrativo per dirla secondo la conferenza dei servizi, secondo quello che vi siete un po' botta e risposta con la Regione Lazio meno di una settimana fa. Noi abbiamo già inviato alla società proponente una comunicazione di avvio del procedimento che vuole sostanzialmente ritirare o attraverso un atto di annullamento o attraverso una revoca, questo lo vedremo a seguito di quello che insomma si produrrà all'interno della conferenza dei servizi, vuole ritirare la famosa delibera di Marino e sostituirla con un'altra, quindi vedremo insomma. Noi il procedimento da parte lato amministrazione capitolina è stato avviato, siamo pronti a discutere un nuovo progetto, il progetto ha delle linee guida già molto chiare, adesso appunto va smontato e rimontato alla presenza di tutti gli attori coinvolti, numeri alla mano, tecnici alla mano, quindi sarà proprio un lavoro tecnico da fare e se tutto viene rispettato, secondo me da parte nostra non ci sono veti, insomma. Poi quello che succede lato sovrintendenza vedremo. Allora, tra poco continuiamo, ci sono ancora un sacco di domande, stiamo integrando le nostre domande con quelle che arrivano al 3775 104 500. Ci fermiamo giusto un attimo, non lasciate radio. Eccoci qua. Allora, abbiamo affrontato chiaramente si potrebbe parlare anche a lungo ancora dello stadio di Tor di Valle, tra l'altro tutte le volte che diciamo stadio della Roma ci cazziano di brutto e dice no perché lo stadio di Tor di Valle perché poi non sarà di proprietà della Roma. Io non l'ho detto però ecco, materialmente è così cioè nella sostanza è così. Quindi adesso usiamo la terminologia stadio di Tor di Valle, così ci siamo tolti questo problema. E la Lazio? Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna proposta, solo la lettera da parte del presidente Claudio Lotito, peraltro molti hanno ironizzato, insomma lei lo sa, se si è faticato nella dialettica con la Roma, figuriamoci quanto si potrebbe faticare nella dialettica con il presidente Lotito, però questa domanda attiene alla personalità di Lotito. Sì, ma insomma questo era per scherzare, per ironizzare. Diciamo però, che se dovesse avviarsi un procedimento serio, noi vorremmo vigilare e vigileremo affinché il procedimento parta in maniera consona sin dal principio, quindi attenendosi anche al dettato normativo. Quindi la famosa, quando parlavamo delle opere strettamente necessarie, ecco, noi lo valuteremmo ab origine, diciamo dal principio. Ma che cos'è che lei ha un po' spiegato, no, in questi insomma nei minuti passati, quando lei venne qui proprio un anno fa. Una delle cose che poi disse e che è andata avanti per un po' di tempo è questa famosa ritira della delibera di pubblico interesse, poi abbiamo costruito nel tempo tante frasi in questa direzione, a proposito anche del rapporto con i proponenti, quindi ovviamente AS Roma in questo caso. Ma cos'è che vi ha fatto cambiare idea ed andare avanti fino a modificare così tanto il progetto? Cos'è che è scattato? Perché questo se lo sono chiesto anche la base del Movimento 5 Stelle, mi passi questo termine, anche per rispondere a loro, no? Allora, diciamo che studiando meglio le carte, i documenti, poi all'epoca c'era anche Berdini, sostanzialmente
lo stesso assessore ci stava, aveva probabilmente scelto una strategia che era quello di attendere l'esito della conferenza dei servizi per poi prendere una decisione finale sullo stadio. Noi abbiamo voluto vederci chiaro, abbiamo voluto chiedere dei pareri ovviamente all'avvocatura del comune per capire effettivamente se e in che termini potessimo ritirare così all'improvviso, insomma, comunque questa delibera. E lo stesso comune ci ha, e lo stesso avvocatura, mi scusi, ci ha rappresentato comunque l'esistenza di una di un obbligo indennitario a carico dell'amministrazione nei confronti della società, del proponente, per cui a quel punto abbiamo fatto le nostre valutazioni. Noi adesso giustamente dobbiamo valutare l'interesse dei cittadini sempre come prioritario, però non possiamo completamente dimenticare anche quelle che sono l'interesse o gli interessi dell'amministrazione. Quindi sostanzialmente, avendo ricevuto una sorta di alert da parte dell'avvocatura in caso di ritiro sic et simpliciter, abbiamo cercato di capire se ci fosse margine per ridurre l'opera e quindi ricondurla all'interno del dettato normativo per riuscire a evitare un obbligo indennitario e o risarcitorio, questo insomma era comunque da chiarire, a carico dell'amministrazione capitolina. Noi oggi dobbiamo agire e siamo amministratori, quindi non possiamo non porci anche queste domande. Certo. Siamo riusciti a raggiungere secondo me un ottimo risultato, perché la legge e il rispetto della legge viene garantito. Abbiamo peraltro dimostrato come probabilmente prima la delibera di Marino di fatto aveva sforato ampiamente i limiti di legge, perché se da oltre 1.100.000 metri cubi di cemento siamo scesi della metà, evidentemente la legge era stata interpretata in senso un po' estensivo. Sta rispondendo, no? In modo edulcorato all'ex sindaco Marino, perché su questo mi pare che Marino abbia impugnato carta e penna e abbia risposto. Sì, no. Abbiamo opinioni diverse, diciamo. Eccolo là. Sentiamo tra poco i nostri ascoltatori. A proposito di eventi sportivi, insomma, si fa il Gran Premio di Formula E elettrica all'Eur, secondo lei? Stiamo lavorando per capire se ci sono i margini di fattibilità, se il contratto se le obbligazioni insomma sono, come dire, accettabili, se soprattutto questo campionato comporta dei benefici che hanno una ricaduta positiva. Okay, impatto ambientale scarsissimo, perché sono... Impatto ambientale praticamente zero, perché si tratta di correre con auto elettriche. Certo. Però se tutto questo porta dei benefici anche alla città di Roma, allora sarà un evento che prendiamo in considerazione. Diversamente bisogna valutare... Quali dovrebbero essere i benefici? Cioè, tanta gente verrebbe, no, apposta per questa cosa, quindi comunque dei benefici ci sarebbero. Guardi, c'è una trattativa in corso, anche qui io non voglio, come dire, trincerarmi dietro il silenzio, proprio perché c'è una trattativa in corso. Gli equilibri, come lei può immaginare, sono anche molto delicati. Vorrei evitare di alterare questi equilibri e poi nel momento in cui riusciamo a chiarire i termini della vicenda saremo sicuramente un pochino più loquaci, ecco, mi consenta. Allora, noi chiediamo di essere poco loquaci, cioè di essere brevi, ai nostri ascoltatori. Allora, 06 88 33 033, Antonella, Mariangela, Massimiliano, ci sono due ascoltatrici. È bello, insomma, subito. Sì. due donne. Pronti. Antonella, buonasera. Buonasera sindaco. Buonasera. Senta, volevo dirle che lei ha detto di essere serena, ma serena di che? Perché abbiamo una città invivibile, Roma sta diventando impossibile e non si può camminare per le strade per tutte le buche che ci sono. Io parlo di un quartiere seconda circoscrizione che dovrebbe essere abbastanza centrale. Ah, il secondo lo municipio? Lo sporco dappertutto, sì, lo sporco dappertutto, i giardini abbandonati, cioè sta diventando un disastro. La priorità non è lo stadio nuovo, ma parlate solo dei vostri problemi, delle denunce, dello stadio. Scusi. No, è colpa nostra, gli abbiamo chiesto noi. Comunque, allora. Guardi, io intanto la ringrazio. Le buche, come lei sa, è un tema per noi prioritario, lo abbiamo affrontato immediatamente avviando queste procedure di gara pubbliche. Le do un'informazione. Come dicevamo, le strade di Roma hanno una lunghezza circa di 8.500 chilometri, di cui solamente il 10%
800, quindi 800 chilometri, sono di competenza del Dipartimento ex lavori pubblici, oggi si chiama SIMU, quindi sono mie, mettiamola così, le devo curare io, 800 chilometri su 8000, tutto il resto è di competenza dei municipi. Quindi lì sono poi noi ci stiamo, come dire, stiamo lavorando sulla grande viabilità, che è quella di competenza della città, dell'amministrazione capitolina. Il resto è in capo ai singoli municipi. Si può decidere che questo sia giusto, sbagliato, corretto, non corretto, ma tant'è, ad oggi è così. Per cui come ci stiamo muovendo? L'amministrazione e io in particolare mi sto concentrando sulla grande viabilità. Non c'è dubbio che soprattutto nei municipi centrali, diciamo quelli un po' storici, nella città consolidata, la quantità di strade di viabilità municipale, quindi di competenza del municipio, sono la grande maggioranza, e lì sono gli uffici municipali che si devono muovere, si devono attrezzare. Noi stiamo cercando di fare il massimo su quella che è la nostra competenza. Si devono muovere, si devono attrezzare. In qualche modo gli sta dicendo: ok, abbiamo avuto i nostri tempi noi in Campidoglio, a questo punto dateveli anche voi. Sì, io so, sì, assolutamente è fondamentale. Tra l'altro abbiamo aumentato anche ai municipi i fondi per la manutenzione delle strade, quindi adesso immagino che anche loro debbano partire con le loro gare, insomma. Il decentramento è proprio questo, purtroppo è in alcuni casi questa frammentazione delle competenze porta anche il cittadino a non far capire chi debba far cosa. Diciamo che in questo caso, secondo me, la signora, quando si tratta di strade di grande viabilità, che possiamo dire le grandi arterie, può venire da noi, diversamente dovrebbe andare a bussare alle porte del suo municipio. Mariangela, sì. Buonasera. Buonasera, buonasera sindaca, buonasera a tutti. Buonasera. Niente, io ho sicuramente un giudizio estremamente positivo nei confronti della sindaca. Grazie. E dal punto di vista del dipendente comunale quale io sono, e dal punto di vista della semplice cittadina che non può non rendersi conto che in effetti molte piccole cose sono cambiate. Solo semplicemente, diciamo, un consiglio e una piccola criticità che ho rilevato, e cioè la poco efficace chiamata alle armi della cittadinanza attiva. Mi spiego. Io ad esempio sono un ex giornalista, mi piacerebbe tanto contribuire a costo zero a collaborare per la comunicazione. Ne conosco altri che sono architetti. Ah, guardi, ho appena indicato, quindi è una telefonata. Ho appena segnalato i miei collaboratori. Come noi donne, conosco per esempio architetti che, quando c'è stato il problema dell'albero a Piazza Venezia, hanno detto: ma perché non posso andare io a dare una mano a costo zero? E la mancanza di un centro, diciamo, dell'amministrazione dove chiunque, ripeto, a costo zero, voglia collaborare al miglioramento di questa città. Questa è la risposta, diciamo, a Grillo, che diceva che bisogna essere sindaci dei propri 10 metri quadri. Ha ragione. Io con mia figlia, che ha 7 anni, ogni sabato e domenica cerchiamo di pulire le strade del nostro quartiere a un metro quadrato. E io la ringrazio. Cioè, ci proviamo, però ecco, manca proprio un centro dove poter fare riferimento e dire: io mi occupo di questo, voglio dare una mano. Guardi, le dico una cosa, immagino sia sua figlia. Samuele l'ha incontrato al mercato a maggio, non so se si ricorda. Magari se lo vedo, sì. Intanto lo saluti. Guardi, le dico una cosa: noi stiamo cercando di coinvolgere appunto i cittadini attivi con tante iniziative anche sparse sul territorio, però lei con questa telefonata mi ha dato un'idea alla quale molto onestamente dico non avevo pensato, che è quella di istituire un centro, cioè probabilmente un ufficio di raccolta, come dire, delle istanze positive, delle offerte. Sta guardando lo staff, il sindaco, quindi perché dico, cioè, intanto lavoriamo, sta dando un ordine, però lei anche non sveli momento. Gli altarini. Questa qua è una sindaca dei suoi 10 metri quadri. Perché in realtà effettivamente, se la signora dice non c'è, non viene percepito in maniera adeguata il fatto che l'amministrazione è pronta a ricevere aiuto da parte dei cittadini, probabilmente il nostro modo non è corretto. Allora probabilmente creare tanti uffici, magari uno per municipio e uno centrale, nei quali far confluire tutte le richieste di supporto che tanti cittadini vogliono dare, può essere utile, un buon segnale intanto per i cittadini che sanno dove rivolgersi, a noi per capire. Lo prendo come suggerimento e mi sembra ottimo. Come si chiamava la signora?
Mariangela, se non ricordo male. Mi sembra di sì. Allora, Mariangela. Grazie, Mariangela. Intanto grazie, saluti Samuele. Ah, che carina. Allora, c'è un messaggio. Barbara e Alessandro, Stefano, puoi dire a Virginia che la amiamo da impazzire, citando proprio... Oh, poi c'è un altro che invece ha mandato un messaggio da Frosinone. La odio. Che dice che a causa sua litiga con la sua fidanzata. No. Giuro, No, vi prego. Dice, a causa sua litigo con la mia fidanzata. Beh, questi penso che siano le cose favorevoli. No, ma non politicamente. No, appunto, peggio. Vabbè, fanno il peggio, bilanciano un po' di cose che sono accadute, no, in questi mesi, sindaca, perché penso che quello che diceva all'inizio il collega Stefano Molinari, adesso la vediamo un pochino più serena, sì. Però ci sono state delle fasi in cui è stata colpita proprio dritta. Sì, probabilmente sì, sono stata colpita anche da persone dalle quali non mi aspettavo di essere colpita. E Marra? Sicuramente. E abbiamo ci sono preso le distanze. Al GIP, lei l'avrà letta, no? Sì, riportate. Devo dire che sono tra l'altro contenta, che ringrazio insomma il GIP che addirittura ha preso atto del fatto che l'amministrazione abbia immediatamente preso le distanze da Marra. Però Marra dice che gli è stato chiesto a tutti i costi di rimanere al suo posto. Beh, ma io questo l'ho sempre detto. Quando l'abbiamo conosciuto, a me è sembrato una persona estremamente competente. Del resto anche il suo curriculum parlava chiaro. Poi se qualcuno mi vuole affibbiare delle doti di preveggenza, che lo dico onestamente non ho, purtroppo mi dispiace, ho fatto un errore di valutazione, no? E quindi insomma io ho preso le distanze, adesso stiamo ripartendo, certo, ma nel frattempo insomma è cresciuto un po' di pelo sullo stomaco, la corazza ha messo qualche scaglia in più e andiamo avanti. Oh, e questo qua è grande Virginia, mi fai litigare con la mia ragazza perché sono innamorato di quello che fai. Attenta, avanti, non mollare il tempo di dare ragione. Un bacione da Frosinone, visto che questo è un ammiratore da fuori Roma. Allora andiamo a prendere Massimiliano. Buonasera. Buonasera, buonasera. Signor sindaco, buonasera Stefano, Luigia. Buonasera. Certo, Stefano, sei più bello in versione casual che in giacca e cravatta. Comunque. Oggi sono quasi, ma non glielo dire perché da domani verrà in fracca. Sono quasi istituzionale, però, perché comunque rappresento la radio di fronte al sindaco di Roma. Insomma, sono Massimiliano, seguo sempre la vostra trasmissione, sono l'archivista comunque per Stefano. Allora, signor sindaco, io la chiamo per un piccolo problema che è grande. Ho visto che lei la segue anche su Facebook, va in giro per i quartieri e questa è una bella cosa, però si è scordato dell'ultimo quartiere, che è il quartiere più grande di Roma, il municipio più grande di Roma, dove lei è venuta anche a chiudere la sua campagna elettorale facendo un po' di promesse e dicendo abbiamo già programmato una visita. Visita, credo, la prossima settimana, perché immagino stia parlando di Ostia, vero? Di Ostia, certo. Sì. Che poi, tra parentesi, se non vado errato, il decimo municipio è il municipio che, le ha dato più voti, ha creduto molto più in lei. Mm-hmm. Credo che come percentuale di voti Ostia sia stata molto partecipe. Confronti. Infatti io non è che so dire qui delle buche, perché sono sempre le solite cose, anche perché ormai non abbiamo più buche, abbiamo direttamente le voragini. Lo so, mi sono lamentata molto col prefetto Vulpiani. Stanno cadendo, abbiamo sono proprio dei sedimenti veloce. Strutturali. Strutturali, ormai c'è con buche ormai chiuse, strade chiuse da anni e finisce lì, cioè c'è proprio la noncuranza. Non finisce lì, purtroppo. Tra poco comincia, faccio veloce sindaco, poi le rispondo ai parlamentari, così facciamo spazio agli altri. So che Ostia tra poco comincerà l'estate e perciò dei romani verranno qui ad Ostia. Io credo che sia importante guardare con velocità, però, per cortesia, questo municipio. Io guardi, le farei anche da cicerone, perché penso che una persona che abita ad Ostia le potrebbe far vedere esattamente. Io abito da 40 anni ad Ostia, avrei il tempo, perché purtroppo ho perso pure il lavoro, di fargli vedere esattamente i problemi
che ci sono ad Ossia, della persona che ci vive ad Ossia, non che giustamente lei viene, fa il giro, ma io le porto a far vedere a Ossia il problema. La ringrazio. Grazie. Allora andiamo velocemente. Allora, noi abbiamo già preso appuntamento con il prefetto Vulpiani per andare a fare di nuovo un giro ad Ostia. Io devo dire che mi sono lamentata più riprese con lui per la situazione delle strade. Lui ha detto giustamente che ha avuto un po' di problemi anche lì per fondi, procedure, eccetera, che non partivano, che però sono partite, e quindi anche lì piano piano si inizierà ad intervenire. Nel frattempo il prefetto si è concentrato in questo periodo soprattutto sulla riorganizzazione di tutto il tema delle spiagge, delle concessioni, dei balneari. Ci siamo concentrati sul lungomuro, che inizierà a trovare una soluzione di tipo anche molto drastico, lo devo dire, perché comunque lì intende per drastico? Uno spianamento. Ah. È la verità questa, perché si ricorda insomma la precedente, quando lei era all'opposizione. Ci stiamo lavorando, abbiamo partecipato a un paio di inaugurazioni in cui in realtà qualcosa è andato giù. Sì, hanno tolto giù una serie di mattoncini. No. E chiaramente non è quello il nostro obiettivo, e stiamo finendo di lavorare proprio per riuscire a ottenere quel risultato. Anche qui abbiamo ancora delle piccole cose da formalizzare, dei piccoli accordi da formalizzare per poter procedere, e credo che già dalla prossima settimana, insomma comunque entro la metà di aprile, una parte di questo lavoro dovrebbe poter partire. Quindi, cioè, ripeto, anche qui il tempo purtroppo sembra giocarci a sfavore. Io ricordo però che questa amministrazione si è insediata da meno di un anno. Lì peraltro stiamo affrontando un problema di mafia, la possiamo chiamare così? È stato sciolto per mafia, appunto, il municipio. Quindi, certo. Quindi non è facile, il municipio è commissariato. Tra l'altro, quando noi siamo arrivati, questo no, il nodo, il sì. Commissariamento, perché lei sa anche di recente c'è stata anche una manifestazione, magari non estremamente partecipata, però sono scesi in piazza. Sì. Centinaia di cittadini, perché si vogliono battere proprio per dire: Ostia non è soltanto mafia. No, infatti no. Il commissariamento ci crea comunque un problema, perché è come se non esistessimo per certi versi. Per certi versi sì, per altri versi devo dire che però sta lavorando bene. Tra l'altro, quando noi siamo arrivati all'inizio non aveva neanche gli uffici al completo, in parte gli uffici erano stati smantellati, in parte la dirigenza del municipio era ridotta della metà, quindi abbiamo lavorato molto per riuscire a portare risorse nuove, risorse fresche in un municipio che giustamente doveva ricominciare a lavorare, e anche di buon passo. Per cui abbiamo inviato dei tecnici, abbiamo inviato altri funzionari che hanno accelerato alcune pratiche che prima erano sostanzialmente sulle spalle di 2-3 persone, non di più, e abbiamo portato dei dirigenti che stanno anche qui ricominciando a far muovere il municipio, che invece era fermo. E quindi sicuramente probabilmente un municipio che ha scontato un po' più di lentezza rispetto agli altri, però si sta muovendo. Devo dire che su questo il prefetto è stato, cioè abbiamo lavorato molto insieme ed è stato, ma io voglio dire, più che collaborativo, insomma. Allora, intanto stanno arrivando veramente migliaia di messaggi, e noi li consegneremo tutti alla sindaca, perché grazie. Insomma, là dentro ci sono, a parte che ci sono tanti apprezzamenti, qualche tanto critica o tante osservazioni, sì, che poi possono servire proprio, sì, ad integrare il suo lavoro. Allora io le faccio l'ultima domanda, perché so che dovrebbe, è vero, mi confermate che deve andare via, benissimo. Allora, lei ha ricordato, questa amministrazione non si è insediata da nemmeno un anno, cioè si è insediata da nemmeno un anno. Allora, sì, per il compleanno, il primo compleanno della sua amministrazione, qual è il progetto più grande che vorrebbe vedere realizzato? Cioè proprio regalo di compleanno. Ce ne sono vari. Allora, innanzitutto, infatti l'ho chiesto il più grande. No, il più grande non lo so, perché non ho mai pensato in termini di più grande. Ho pensato di vari. Utile alla cittadinanza. Dai, no, ce ne sono vari, su, non mi dica così, che poi devo fare una scelta. Invece scegliamo, ho tanti assessori. ATAC, no. Ama illuminazione, scegliamo. Allora, ATAC, adesso abbiamo trovato, come sa, questi 45 filobus buttati, io dico buttati, no, erano comunque in un deposito, abbandonati lì da anni, e li stiamo rimettendo in strada. Quindi il mio obiettivo lì è ovviamente aumentare il parco circolante e poter recuperare dall'esistente, peraltro nuovo, che ci è costato 20 milioni, per me quello sarebbe già un bel regalo. Stiamo lavorando anche su altro, ma ancora non vi dico, però magari vengo qui a parlarvene. Quindi integrazione, quindi intanto di nuovi ATAC mezzi riuscirà da usare. A mettere nuovi mezzi in strada.
su AMA riuscire a far partire la raccolta porta a porta in tanti municipi. Vedremo, il progetto è stato avviato in via sperimentale in 2 municipi adesso a febbraio, entro novembre contiamo di coprirli tutti, voglio vedere a giugno se siamo riusciti a coprirne almeno la metà. Insomma, è una sfida, è un obiettivo molto sfidante, però insomma l'idea è quella. Poi l'avete conosciuta l'assessore Montanari e l'avete detto voi, una persona molto energica. Per quanto riguarda per esempio il commercio, stiamo mettendo mano ai mercati rionali, l'avevamo detto in campagna elettorale, anche qui non siamo fermi, siamo alla fase di scavo delle fondamenta e ci sono molte cose in cantiere, io spero di poterle, come dire, non ci arriviamo con l'apertura della metro B a San Giovanni e della metro a San Giovanni, metro C a San Giovanni. La metro C a San Giovanni, l'apertura completa dovrebbe essere, mi pare, in autunno, poco dopo il compleanno. Sì. Perché quello sarebbe un bel regalo, Sarebbe un bel regalo, ma non, purtroppo i tempi non li decido io. Però insomma, già riuscire in quello mi sembra, considerando che l'opera dura probabilmente dalla fondazione di Roma, più o meno, coeve, e anche quello, insomma, è un bello obiettivo. E c'è tantissimo, anche riuscire a mettere mano, ecco, riuscire a completare un primo ciclo di interventi su Bastoggi mi sembra importante, e riuscire a far partire il bando su 2 campi rom per iniziare il lavoro di superamento progressivo. Anche perché mentre oggi lei era a Bastoggi, ad esempio, c'era la polizia di Roma Capitale che svolgeva un lavoro importante. Lì abbiamo fatto al campo una cosa, Roma di via, sì, lo via, so, via di Salone. Lì è un'altra situazione con la rustica praticamente abbiamo esplosiva. Abbiamo avviato in gran silenzio, nel senso che non ne abbiamo dato pubblico risalto, ma insomma abbiamo avviato un'azione di task force della polizia locale di Roma Capitale sui campi rom, per cui ce ne saranno alcuni controllati H24 in maniera continuativa, che sono probabilmente i più problematici, quelli nei quali si verificano sempre i roghi, e altri invece in maniera dinamica con delle pattuglie che vanno da 4 a 8 pattuglie per 2 giorni a turno in tutti i campi, e iniziamo un'azione di verifica a tappeto. Nel frattempo la polizia è andata già, ha iniziato il censimento degli abitanti di tutti i campi, proprio per poter avviare questo lavoro di superamento. Tra l'altro in alcuni casi sono anche stati malmenati. Allora, il TMB di Via Salaria si chiude? Sul TMB di Via Salaria stiamo lavorando. L'ultima domanda è più di natura politica, insomma, non soltanto da primo cittadino, ma proprio da esponente importante del Movimento 5 Stelle. Si è sempre detto che Virginia Raggi sostanzialmente porta avanti la campagna del Movimento 5 Stelle insieme a tanti altri, perché è la guida di Roma Capitale, insomma, no? Vi sta dando una mano in questo momento tutto lo scissionismo, tutto ciò che accade nel Partito Democratico? Cioè è il momento di battere il ferro perché è caldo, perché i cittadini sono più dalla vostra parte, quindi potete arrivare a questo 40% benedetto? Guardi, io... lo sente il carico di responsabilità? Ecco, le do una risposta. Le dico che noi siamo stati eletti per amministrare una città che era in grandissima sofferenza, e ce la stiamo mettendo tutta, perché prima di tutto è la nostra città. Cioè noi siamo stati eletti per far bene nella nostra città. Se questo significa riuscire poi ad avere anche effetti a cascata sul resto, ben venga, non c'è dubbio, però è evidente che tutti noi ce la stiamo mettendo tutta per fare bene qui. La responsabilità è condivisa, ed è condivisa appunto tra me, la mia squadra, i presidenti di municipio e le loro squadre, e i cittadini che via via stanno collaborando, e probabilmente con l'istituzione di questi punti unici di raccolta offerte di supporto, collaborerà ancora di più, insomma. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi, lo ripeto, 3775-104-500, glieli consegniamo tutti, anzi fate proprio la botta finale, così almeno hanno più segnalazioni da poter valutare. Noi vogliamo ringraziare moltissimo la sindaca di Roma Virginia Raggi, perché non stava neanche tanto bene, forse avete un po' di laringite. Fa male. Faringite, non lo so. Ma è venuta anche a me. È vero, per simpatia. Per simpatia, sul serio. Vedi, comunque è stata molto gentile. Altri, insomma, magari avrebbero sfruttato se non avevano voglia di parlare, dicevo la laringite, non posso venire. Invece abbiamo apprezzato. Poi fa piacere venire qui, insomma. E questo è molto. E allora le facciamo un invito per la prossima volta che non sia permanente. Una volta a settimana. Molinari è scappato comunque. Il sindaco a un certo punto l'ha detto: mi sa che vengo a parlarne qui quando ho questa cosa.
io certo. Non lo so, se l'hai segnata. Ma sì, ma infatti prendiamo così un impegno molto amichevole a ritornare qui, insomma. Volentieri, ripeto. Grazie, grazie alla sindaca. Buon lavoro, buon lavoro a Sindaco. Grazie, grazie. È stato un piacere veramente.